Salve Maria a tutti! Oggi volevo parlare con voi per dare continuità un po' sul corso, sui temperamenti, la quantità di persone che mi hanno iscritto, o quanto ha piaciuto questo corso, o quanto ha cambiato in certo senso la sua vita, mi fa adesso dare una continuità. E una delle domande che tante persone mi hanno fatto in questo periodo è giusto capire una cosa molto bella, capire come io devo cambiare il mio temperamento. È possibile cambiare il mio temperamento? E una persona mi ha inviato un bellissimo testo di questa serva di Dio, Luisa Picaretta, che nel momento che questa serva di Dio, in questo incontro mistico con Gesù, ha proprio sentito questo, nel giorno 24 febbraio di 1912, la serva di Dio Luisa Picaretta, proprio Gesù ha parlato così: avendo visto varie anime intorno a Gesù, e specie un più sensibile, Gesù mi ha detto, Gesù Cristo ha detto a lei così: figlia mia, le anime di temperamento sensibile, se si mettono al bene, fanno più progresso degli altri, perché la loro sensibilità le porta ad imprese ardue e grandi. Penso che in questa frase troviamo proprio il temperamento malinconico. È questa, diciamo, la mia prima impressione. E dopo la serva di Dio continua dicendo così: mio amore, dimmi, e del mio temperamento qual è? È bello avere questa, diciamo, vicinanza a Gesù e domandare direttamente a Gesù qual sia il suo proprio temperamento. E dice: e Gesù ha detto così a lei: chi vive nella mia volontà perde il suo temperamento ed acquista il mio. Ossia, è quello che abbiamo parlato, qual è il temperamento di Gesù, qual è il temperamento della Madonna. È impossibile dire come un temperamento dividere Gesù essendo colérico, malinconico, flemático o sanguigno. È impossibile, perché e anche le persone che diventano santi davvero dopo quello che sono insieme a loro, quelli che sono santi, è impossibile capire qual è il proprio temperamento di un santo. E Gesù ha detto così, ripeto: chi vive nella mia volontà perde il suo temperamento ed acquista il mio, sicché l'anima che fa la mia volontà si scorge un temperamento piacevole, attraente, penetrante, dignitoso ed insieme semplice. Guarda la quantità di elogi, di qualità che troviamo numa persona che ha questo temperamento, che dice: prima piacevole, do alto attraente. Perché tante volte ho sentito di alcune persone, diciamo, raccontano un po' la difficoltà che si trovano in famiglia, la difficoltà che trovano nel lavoro, diciamo nel convívio, ma una parte, lógico, i problemi si trovano negli altri, ma sempre possiamo vedere che esiste qualche problema dentro di noi stessi. E per questo dovremmo sapere se davanti agli altri abbiamo questo temperamento, ossia piacevole, attraente, penetrante, dignitoso ed insieme semplice, di una semplicità infantile. Questo infantile vuole fare riferimento più all'innocenza, una persona che non ha cattiveria dentro del suo cuore. E dopo dice così: insomma, mi rassomiglia in tutto, anzi di più ancora, tiene in suo potere il temperamento come lo vuole o come ci vuole. Siccome vivi nella mia volontà, prendi parte alla mia potenza. È bello, è un testo forte perché dice così: se tu vivi nella volontà di Dio, ossia se tu agisci d'accordo quando Dio voglia di te, che succede? Succede che tu fa parte poco tempo dopo nella potenza di Dio. E dice: quindi chiedi le cose e se stesso a sua disposizione. Quindi asseconda le circostanze e le persone che tratta, prende il mio temperamento e lo svolge. E la serva di Dio, Luisa Picaretta, dopo ha detto così: Gesù, dimmi, mi dai un primo posto del tuo volere. E che succede? Il testo dice così:
Gesù ha sorriso. Sì, sì, te lo prometto. Dalle mia volontà non ti farò uscire giammai e prenderai e farai ciò che vuoi. E lei, la serva di Dio, ha detto così: Gesù, voglio essere povera, povera e piccola, piccola. Delle stesse cose tu non voglio niente. Meglio che li tieni tu stesso. Solo te voglio. E come bisogna le cose, tu me le darai. Non è vero, oh Gesù? E Gesù ha detto così: brava, brava la figlia mia. Finalmente ho trovato una che non vuole niente. Tutti vogliono qualche cosa da me, ma non il tutto. Cioè, me solo. Mentre tu col non voler niente hai voluto tutto. Ossia, proprio, è questo che una volta ha fatto la stessa domanda a San Tommaso d'Aquino, che Gesù appare a San Tommaso e ha detto: Tommaso, che cosa tu voglia? E ha detto così: non voglio niente, voglio soltanto te. E la persona che fa questo, che succede quello che chiede soltanto Gesù, ossia, come proprio Gesù dice in questo testo qui, la persona ha chiesto tutto. E qui sta tutta la finezza e l'astuzia del vero amore. Io ho sorriso e dopo Gesù è scomparso.